Benvenuti a Tor Sapienza, oggi è 16, siamo nel pieno pomeriggio, rogo a ridosso dell'ufficio immigrazione, fiamme ovunque, ecco, i focolai sono più di uno, questo è quello che sta accadendo, alberi distrutti, puzza irrespirabile, ve posso in ammazzare a voi e chi vi stipendia un'altra volta. Raggi, facce la funivia! Ecco, bello, guardate, guardate. Mi dispiace che non posso trasmettere la puzza. E meno male che erano diminuiti, no? Il fenomeno si era contenuto. Assessore, lasci perdere, non è mestiere per lei, va. E non so io ossessionato dalla vostra politica. Siete voi che non siete capaci a farla. Vergognatevi. Siete autoreferenzialisti. Esaltati e maleducati. Adesso negate le evidenze. Ecco, guardate quello che sta accadendo, guardate. Ecco, si sentono le sirene in lontananza. E qui a fianco abbiamo un'altra parte del parco della stazione che non è stato pulito, lo abbiamo segnalato, prima o poi andrà a fuoco anche questo, ma loro che gli frega. Tanto a dargli fuoco se fa prima che intervenì, no? Ecco. Questo è il retro dell'ufficio immigrazione. Questo è frutto della fantasia. Un film fotomontato con effetti speciali. Forse manca la data, è quella che ho dato è una bugia. Chissà. Guardate quello che sta accadendo. E una volta i copertoni, una volta il prato, una volta le gomme, una volta la monnezza, una volta... E vabbè, va. Se sto girando la dico, ma restano. Ecco qua. Ecco, sono entrati i vigili del fuoco dentro l'ufficio immigrazione. Non si riesce a stare in pace. Ecco. Ora si sta alzando del fumo nero e queste sono le varie mini discariche segnalate e mai pulite. Poveri alberi, povera natura. Sindaca, perché non risponde ai nostri appelli? È talmente indaffarata, ci viene a parlare da funivia, va a tagliare nastri. Hanno fatto bene a non filarla quando si è recata a certe riunioni. Gran rispetto per le istituzioni, ma non ci può essere rispetto per chi le occupa. Sono indegni. Vabbè, benvenuti a Roma, benvenuti a Tor Sapienza, benvenuti a Salviati. Ciao, un saluto a tutti gli amici di Tor Sapienza e ai residenti. Ecco. Guardate il fumo nero che si sta alzando.
Questo deve essere Bulgari. Può darsi che sia Chanel numero 5. Ci vogliono le prove scientifiche. Quanti buffoni a corte. Guardate. Guardate qua quello che accade. E poveri vigili del fuoco. Ecco qua. Sempre 16 giugno, sono le 16 passate, diversi focolai, questo è quello che sta accadendo. Adesso sviluppo anche presso il compartimento della Polizia di Stato, fumo nero che si alza, sirene che si ascoltano in lontananza. Vabbè. A Grillo, Roma è pulita. D'altronde è il vero sindaco di Roma, è lui che impartisce gli ordini, purtroppo. Io non dico alla sindaca di rispettare la nostra dignità, ma rispettasse almeno la sua. Non possiamo pretendere dalle zucche i miracoli, ma neanche le cose normali. Ecco, e la giornata è stata bella e regalata.